Ciao a tutti ragazzi, da Fabrizio della Speedy News, il canale che vi informa su tutte le notizie economico-sociali, sul mondo del lavoro, le pensioni, le prestazioni a sostegno della radio e tantissimo altro. Allora ragazzi, vi ho parlato nel video, in uno dei video precedenti, delle difficoltà degli assistenti sociali e della carenza degli organici. Ora vi parlo dell'allarme che è stato lanciato da un assessore al welfare di una grande città, che riguarda però tutta Italia, e che potrebbe sta paventando la sospensione di chi sta usufruendo, i pochi che stanno usufruendo dell'ADI, per questi motivi. Ma prima mi raccomando, iscriviti al canale con campanellina, in modo che potete poi rimanere notificati con tutte le notizie dei prossimi video, notizie che io cerco di darvi negative, ma purtroppo questa povera Italia, ragazzi, è martoriata e distrutta dalla mala politica e da tanto tanto altro. Quindi se ci sono notizie positive io ve le do, ma purtroppo vi devo anche denunciare un po' gli allarmi e i casini che ci stanno qui in questo paese. E uno di questi casini è stato denunciato dall'assessore al welfare della città di Napoli, che ha denunciato una cosa molto molto grave, ovvero che dato che gli uffici di assistenza sociale dei comuni devono convocare i nuclei familiari entro 120 giorni, altrimenti c'è la sospensione dell'assegno, e qualora la comunicazione non dovesse arrivare, l'onere passa ai nuclei familiari, che devono presentarsi spontaneamente ai servizi sociali. E questo assessore ci fa presente che è un casino. Perché? Perché praticamente mancano, l'INPS non ha ancora caricato i dati sulla piattaforma GEPI, i dati di chi ha fatto domanda. E questa è una cosa abbastanza grave, perché senza questa piattaforma GEPI, che è stata creata dal ministro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per gestire i patti di inclusione sociale, i dati dell'assegno di inclusione appunto non ci sono, e quindi non si può attingere a questi dati, e gli assistenti sociali quindi non possono proprio lavorare. E dato che ci sono questi 120 giorni, già ci siamo mangiati un bel pezzo di tempo per poter fare questo, ok? Quindi sulla piattaforma GEPI del Comune di Napoli non sono stati caricati i dati, e questo riguarda però tutta Italia presumibilmente. Stiamo parlando solo per Napoli di 30.000 pratiche, che dovranno essere vagliate da 220 assistenti sociali del Comune di Napoli entro 120 giorni per non incorrere nella sospensione degli assegni, ok? Dato che molti hanno già fatto domanda il 1° gennaio, si sono già persi, ragazzi, oggi è il 27, ben 26 giorni. Quindi questa mancanza di caricamento dati, oltre al fatto dei 120 giorni, oltre alla carenza degli assistenti sociali, non riescono a star dietro a tutte le pratiche. In un grande comune come quello di Napoli non riescono a star dietro, figuriamoci nel resto d'Italia, nei piccoli comuni. Quindi chissà che cosa succederà, ragazzi. Ok, che potete fare? Io posso solo informarvi dei fatti e portare a conoscenza un po' di tutti quello che sta succedendo. Lasciatemi tanti commenti, lo so che sarete indiavolati ragazzi, già eravate indiavolati perché molti si sono visti rifiutare la pratica, altri sono andati a ritirare la carta ATIA e non l'hanno trovata, altri l'hanno presa ma poi è stata caricata in maniera errata. Cioè ragazzi, veramente, già ve l'ho detto nell'altro video, terzo mondo veramente ragazzi, veramente terzo mondo. Fatemi sapere che cosa ne pensate, mi raccomando, iscrizione al canale, campanellina per le notifiche, abbonamento se potete, un caffè al mese, ragazzi. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.